video di Piazza Gravina numero 10, 7 novembre, sabato 2009. Siamo nei pressi dell'isolato G che stiamo riprendendo. Vediamo la spazzatura abbandonata, l'inciviltà delle persone, perché in questo caso bisogna anche dirlo. Possiamo notare anche l'isolato è allora, caro sindaco, ripeto, oggi 10 novembre 7 novembre 2009, ci troviamo nelle palazzine di Piazza Gravina 10 e vediamo i problemi che ci sono. Isolato G e F, stiamo riprendendo una caditoia. Infatti ho spruzzato salve signor, sto riprendendo il video che devo mandare al sindaco e poi viene su YouTube e su Facebook. Allora ripeto ancora, oggi 7 novembre 2009, sabato, ci troviamo a Piazza Gravina numero 10, la seconda parte. Isolato G, isolato E. Riprendo le condizioni della strada. Allora, come potete notare, allora, a chi ascolta, a chi vede questo video, ovviamente io consigliere comunale mi sto attivando al mio dovere a far valere i propri vostri diritti e il mio dovere è quello di ascoltare e risolvere i problemi della città. Insieme ai miei colleghi consiglieri, insieme al caro sindaco Vincenzo Cuomo. E ci attiviamo con questi video affinché possano essere utili per risolvere i problemi della città di Portici. Quindi ci saranno anche altri video, altre strade che saranno riprese e saranno mandate all'amministrazione, al sindaco e saranno pubblicati su Facebook e YouTube. Un mezzo che aiuta e fa vedere la realtà, a volte realtà nascoste o posso dire che alcuni video che sono stati visti dal sindaco sono stati fatti degli interventi. L'amministrazione è attenta, come io il sottoscritto, sono molto attento
e ascolto i cittadini, sempre, sia prima che dopo le elezioni, sono sempre vicino ai cittadini. Vediamo anche le condizioni della strada comunque, che sta un po' molto rovinata. Ci avviciniamo a vedere anche l'altra macchina abbandonata da mesi, sempre a Piazza Gavina numero 10. Vediamo il marciapiede come sta. Ciao Carmine! La Twingo abbandonata. Riprendiamo anche che da mesi qua è stato fatto un intervento su un palo della luce, però non è stato ripristinato l'asfalto. Come vedete, questa già è stato fatto un altro video su questa macchina abbandonata e continua a rimanere qua nelle palazzine di Piazza Gravina. Questa è la terza auto abbandonata, la Twingo, ripeto, segnalata. Vediamo che qua è pure tutto sporco, manco, non è stato manco spazzato, tra l'altro si può notare. E con questo ho finito. Ciao a tutti.